Oggi è martedì 12 maggio 2020 e sono le 11:14. Gioacchino Onorati e Maria Rosaria Sodano. Buona giornata, Maria. Buona giornata a te. Dove si trova il tuo studio agile? Il mio studio agile si trova a casa mia in Milano, praticamente dove vivo da ormai 40 anni, praticamente direi. Ci sono arrivata per non per vocazione, lo Stato mi ci ha mandato al nord, perché io sono di origine napoletana, ho studiato lì e poi ho vinto il concorso di magistratura, avevo appena 24 anni quando ho vinto il concorso e mi ci hanno mandato. E non ci volevo venire, poi ci sono rimasta invece. Tu sei nata in un paese della provincia di Benevento che si chiama Montesarchio. Giusto, corretto. Molto bello. Sì, molto c'è bello. Una rocca famosissima in cui è stato rinchiuso Carlo Poerio, quindi è un paese storico, sì, molto bello, sì. Era di mia madre, io in realtà non ci sono mai vissuta, sì, dimmi. Gli studi li hai fatti invece a Napoli, gli studi universitari? Anche questa è una storia un po' lunga, perché praticamente mio padre insegnava all'università e anche lui non era un barone, era nato, veniva dalla scuola, e quindi lo mandarono poi in esilio quando vinse la cattedra a concorso come aggregato, una cosa stranissima per l'università, perché in genere i concorsi sono solo su titoli, ovviamente. Qui invece fu un concorso vero, di prova. Lui addirittura tradusse dal greco al latino una produzione, o dal latino al greco una produzione, un pezzo, insomma, voglio dire, una cosa abbastanza complessa, e lo mandarono a Macerata, nelle Marche, dove insegnava, e quindi io con la famiglia, ovviamente eravamo ragazzine, siamo andate lì, e io ho studiato lì al liceo e parte dell'università. Poi mi sono laureata però a Napoli, sì, dove ho studiato e mi sono preparata per il concorso. E in quale ti sei laureata? Ovviamente in giurisprudenza. 22 anni, sì. A 20... Impossibile, ma così all'epoca era possibile. Sì. All'epoca era possibile. Adesso non è neanche più possibile, visto che dura 5 anni questa facoltà, con quello che forma, va bene. Vero, perché tu comunque hai fatto ovviamente giurisprudenza quando durava 4 anni. Esatto, giusto, corretto. Sì, anch'io ho fatto giurisprudenza che durava 4 anni, ma non mi sono laureata a 22 anni. A 22 anni ho finito a malapena la prima elementare, insomma. Sei bravissima, complimenti. E la tesi su che cosa l'hai fatta? Io la tesi l'ho fatta in diritto internazionale, sulle nazionalizzazioni all'epoca, cioè sull'esproprio dei beni agli stati poveri, da parte degli stati ricchi. Perché io volevo fare il diplomatico, cioè come idea, e quindi praticamente mi sarebbe piaciuto girare un po' il mondo. Non esistevano all'epoca le organizzazioni internazionali, tutte quelle che ci sono, anche di solidarietà e quant'altro. E quindi l'unica carriera possibile per un laureato in giurisprudenza era la diplomazia. Poi mi sono innamorata. E quindi non era compatibile con la famiglia all'epoca, non era pensabile che un diplomatico donna si portasse il marito indietro per il mondo, e quindi ci ho rinunciato, ma non è stato un ripiego, il concorso di magistratura mi interessava veramente, insomma. La scelta della procura è stata tua? Sì, è stata mia, perché quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale nel 1989, che sono entrata nell'81 in magistratura, quindi avevo fatto, e mi mandarono al penale, anche se io ero di vocazione una civilista in realtà, e praticamente quando mi mandarono al penale andai a lavorare alla procura minorenni di Milano insieme con la Pomodoro, insomma fu un'esperienza molto formativa, ero molto giovane, e alla procura minorenni entrò in vigore il nuovo codice di procedura penale nell'89, quando stavo lì, e quindi dovemmo studiare, cioè lì fu una situazione unica, credo,
la storia di un magistrato, cioè quello di dover applicare un codice di cui non sa assolutamente niente dall'oggi al domani, da un giorno all'altro. E quindi mi piacque molto l'idea di provarci anche nella procura ordinaria, dopo essere passata dai minori. E quindi è stata una scelta, sì. Quindi con il nuovo codice non siete usciti dalla magistratura, rifatto l'esame e poi rientrati. Assolutamente. Quello che sapevamo doveva servire. E infatti abbiamo creato la giurisprudenza, tutti, avvocati, giudici. È stato un periodo molto bello per la magistratura, quegli anni lì sono stati anni creativi, interessanti. Quindi Non so è... se ci sarà mai una cosa così, non credo. Quindi dopo la laurea hai fatto il concorso. Oggi questo metodo è attuale oppure no? Cioè i ragazzi possono fare il concorso subito dopo la laurea o devono assumere qualche No, altra no. qualifica? Allora, con gli anni le cose sono diventate molto, molto più complicate e non in meglio, direi, perché la funzione del giudice è stata vissuta dal legislatore ai tempi miei, e lo è tuttora, c'è ancora questo eco, come una funzione che si fa da giovani, cioè appena laureati si studia tanto, certo, perché il giudice è un tecnico, però si arriva praticamente al concorso, si arrivava al concorso con la semplice laurea. Infatti io sono entrata a 24 anni, perché appena laureata ho dovuto fare un anno di formazione professionale, chiamiamola così, che si faceva da soli, cioè non c'erano le scuole, non c'era niente, praticamente si studiava in compagnia, cioè in gruppo. Praticamente con i colleghi con cui ci si era laureati, con cui si era fatto il percorso formativo. E niente, adesso teoricamente è sempre la stessa cosa, perché lo Stato si è sempre disinteressato. Questa è una scelta, secondo me, politica proprio dello Stato, cioè quella di non formare i giudici prima di entrare. In Francia, per esempio, non è così. C'è una scuola proprio della magistratura che raggiunge praticamente i ragazzi laureati e li forma in itinere, praticamente. Questa cosa, qui c'è un buco formativo di carattere professionale che purtroppo è stato colmato adesso da scuole a pagamento che taglieggiano sostanzialmente i ragazzi, perché questo è il problema. Più che i ragazzi e le loro famiglie, cioè si va a fare questi corsi che, diciamo, in qualche modo promettono un risultato che è assolutamente impossibile da promettere, perché è ovvio che l'importante è lo studio personale, non lo studio del corso, insomma. E quindi i ragazzi sono doppiamente vessati, cioè da un lato da questa scelta del corso che diventa quasi obbligata, perché non c'è una formazione universitaria post laurea professionale tipica, da un lato, e dall'altra c'è un problema molto molto serio di durata, nel senso che non si accede più in magistratura con la semplice laurea come era prima, ma al contrario adesso bisogna fare una serie di esperienze professionali, o si deve superare l'esame di avvocato, o si fa un tirocinio in magistratura, cioè presso i magistrati, insomma si allunga tantissimo tutto il percorso formativo, al punto che adesso la media del giudice non è più quella di 25-26 anni quando sono entrata io, ma adesso siamo sui 31-32 anni, ragazzi ormai invecchiati sui libri e non più entusiasti. E questo è molto grave. Poi si aggiunge anche l'emergenza sanitaria. Sì, in questa situazione ovviamente i concorsi durano, già mediamente dura un anno e mezzo un concorso di magistratura. Tra la data diciamo del bando e poi la data della correzione degli iscritti, che è elefantiaca, ovviamente le commissioni ci mettono un sacco di tempo per correggere, un anno circa, 7-8 mesi quando va bene. E poi si arriva all'orale, poi bisogna fare l'orale, poi bisogna fare i decreti, poi bisogna immettere il magistrato in carriera, dopo bisogna fare il tirocinio, perché non si fa prima, si fa dopo, quindi un anno e mezzo di tirocinio, quindi insomma praticamente i colleghi vedono i nuovi giudici, ci vuole 4 anni per avere un giudice di nuova nomina in servizio.
E questo già normalmente. Adesso con l'emergenza è accaduto che li hanno congelati tutti i concorsi e non c'è verso di capire, questa è un'operazione di trasparenza che sarebbe proprio necessaria, non c'è verso di capire cosa hanno in mente e cosa sta succedendo. Io dalla mia pagina Facebook, pur non essendo nessuno, mi sono permessa di scrivere una lettera al ministro chiedendogli, perché è il ministro di giustizia che risponde ovviamente dell'organizzazione del concorso di magistratura, che segue delle regole diverse rispetto ai concorsi pubblici, chiedendogli trasparenza, cioè chiedendogli che cosa hanno in mente di fare con un concorso bandito un anno fa, l'ultimo concorso è stato bandito, anzi il penultimo, è stato bandito a novembre 2000, l'ultimo, anzi a novembre 2019 e ancora non si sa la data degli iscritti. Quando si potranno fare questi iscritti? Quando questi ragazzi che stanno studiando con intelligenza e con sacrificio potranno andare? Non si sa, non si sa. Hai avuto una qualche risposta? Assolutamente. Io non sono nessuno, quindi figuriamoci se qualcuno. Io mi sono permessa perché faccio il formatore gratuitamente di questi ragazzi, faccio il loro tutor, cerco praticamente di seguirli e anche di consolarli. Certe volte mi capita di dover fare la mamma di questi ragazzi insieme e di conoscere le loro madri. Spesso, spesso mi capita di questo tipo di rapporto proprio amicale o quasi. Perché è proprio così, cioè loro si sentono abbandonati praticamente un po' dallo Stato e un po' anche da tutti, diciamocelo francamente. E hanno una forte aspirazione invece, perché chi vuole diventare giudice non lo fa per i soldi, mai, lo fa per un servizio che ritiene essere importante. Per cui far perdere l'entusiasmo a questi ragazzi è una cosa grave. È un peccato mortale, veramente, veramente, veramente. Eh sì, penso che bisognerebbe rivedere tutta la formazione. Tu prima Sì. hai detto di studi extra, di studi extra laurea, dopo la laurea, ma perché non farli anche all'interno della laurea gli orientamenti, no? Ah, Giurisprudenza, che certo. vuoi fare? Il notaio, e fai il notaio. Cioè uscire laureati già pronti per portare il camion. Perché dopo la laurea devo essere ancora, devo rimettermi in coda, fare tanti altri esami, riessere valutato? È nel corso della laurea che io dovrei uscire capace, patentato, di fare il lavoro per il quale ho studiato, non pensi? Non sarebbe Questo ancora sono meglio d'accordo, ma sulla carta ti sulla dico di carta? più, sulla carta dico di più, le università sono organizzate in questi termini. Infatti. Se tu guardi i corsi, non so, un corso di laurea di giurisprudenza, ti accorgi che c'è l'indirizzo, una Infatti. funzione, oppure magistratura, oppure notarile, però non basta, lo studio che si fa all'università non è pratico e questo è il problema. Rimane ad un livello di teoria e non permette il cosiddetto studio ragionato. Cioè lo studio ragionato è l'unica maniera veramente seria per poter accedere alla professione di giudice o alla professione di notaio. Cioè il diritto non è una cosa da studiare e da imparare a memoria, è una cosa della quale bisogna capire il senso, perché è buon senso. Cioè, ovviamente, perché altrimenti come fai a risolvere un problema alla gente se non secondo buon senso? E questo manca paradossalmente a tanti ragazzi laureati in giurisprudenza. Proprio il buon senso. Maria Rosaria, il buon senso. Che bello, che bello, che bello sentirlo da, non soltanto da una giudice, ma soprattutto da una pubblico ministero. Sì, infatti. Mi vengono i brividi, il buon Sì, senso. Mi infatti. sembra. Mi Hai ragione, guarda, hai ragione perché. pizzico perché non so se sono vivo. Io sento Lo so. soltanto articoli, articoli, articoli. Quindi mi pizzico. No, la funzione del pubblico ministero è una delle funzioni più belle che possa capitare di svolgere ad un giovane magistrato, secondo la mia modestissima esperienza. Però bisogna andarci,
cauti, bisogna andarci cauti. Io ti ringrazio, abbiamo consumato il tempo di questa puntata senza entrare nel vivo di quello che avremmo dovuto dire e quindi ti invito a una puntata immediatamente successiva, se per te va bene. Benissimo, sono d'accordo, Grazie condivido. Maria Rosaria, grazie.